Salve a tutti amici, benvenuti in questo nuovo video su Radio Giorgio. Oggi vi farò vedere un programma che serve per editare video che è compatibile anche con i computer meno potenti. Ad esempio io lo uso sul mio Asus P50EJ, che non è di certo un computer potente e non è un computer adatto ad editare video, ma con questo programma posso farlo tranquillamente. Gira anche meglio di Windows Movie Maker. Il programma si chiama Wondershare Video Editor, non è gratuito, però secondo me è un buon acquisto. Una volta aperto il programma ci ritroveremo con questa interfaccia, un po' simile, devo dire, a quella di Cyberlink e Power Director, ma tutto sommato è un programma totalmente diverso. Qua possiamo scegliere il formato, 16 noni che è quello più adatto, 4 terzi che è più quadrato. Oppure, dopo, modalità semplificata o modalità completa. Semplificata magari per chi non è esperto, in questo caso noi però clicchiamo completa e vi illustrerò tutte le funzioni di questo programma. Il programma si apre come vedete molto velocemente. In alto avremo il nome del programma, il tasto punto interrogativo che ci darà altre opzioni, il pulsante download per scaricare altri pacchetti di effetti e cose varie, pulsante licenza, supporto tecnico. Poi nella prima colonna a sinistra troviamo le sottocategorie di queste categorie. Qua abbiamo invece la finestra con tutto l'elenco della categoria che avremo selezionato. Qua avremo l'anteprima del montaggio video che stiamo eseguendo. E qua invece la timeline, che possiamo trasformarla in storyboard, ma io, come molti, preferiamo la timeline. Qua c'è il pulsante per lo zoom out e in. Qua abbiamo alcuni pulsanti che si abiliteranno soltanto dopo aver importato un file nella timeline. Abbiamo il pulsante indietro, avanti, modifica video, taglia, elimina, registra voce, scatto ravvicinato e strumento alimentazione. Invece qua abbiamo il pulsante esportazione che serve dopo aver editato il nostro video. Velocemente vi faccio una panoramica di tutte le categorie, ma non vi farò vedere come modificare un video. Nella cartella media, nella categoria scusate media, abbiamo le sottocategorie album, dove possiamo importare i file da modificare. Colore esempio abbiamo alcune sfumature. Video esempio invece abbiamo vari countdown, ad esempio countdown 1, 2, come vedete ci sono alcuni countdown, che poi questo non è un countdown, ma insomma fa niente. Questo invece sì, è un countdown, il classico countdown, questo è più, cioè si ravvicina più a quelli antichi. Nella sezione testi invece troviamo vari testi che possiamo aggiungere e modificare ovviamente con vari effetti. Ad esempio vi faccio vedere questo, che è quello che a schermo nero si vede di più. Come avete visto ci sono tantissimi effetti. Possiamo anche mettere il titolo, tipo la fine di un film. Nella categoria effetti invece abbiamo vari effetti che si possono applicare ai video o a immagini, come fanno un po' i programmi quali il Retrica o cose del genere. Ovviamente non serve per modificare le foto. Nella sezione PIP invece abbiamo degli oggetti che si possono applicare sopra ai nostri video. Sono oggetti fissi. Magari qualcuno si potrà pure muovere, qualcuno sarà delle GIF, ma la maggior parte sono oggetti fissi. Come vedete abbiamo vari oggetti che si possono applicare al nostro video. Abbiamo anche tipo l'effetto di video del nastro. Nella sezione transizione abbiamo invece le solite transizioni che possiamo trovare in qualsiasi programma per editare video. Sono le classiche transizioni che possiamo applicare tra un video e l'altro.
Nella sezione intro e credit troviamo varie intro e outro, o meglio sigle, chiamiamole in generale così, che si possono applicare ai video. Vi faccio vedere ad esempio questa sigla, che è una normalissima sigla, del periodo natalizio insomma, per il nuovo anno. Sono sigle molto carine e semplici. Invece nella sezione audio troviamo vari sample, vari esempi audio, effetti sonori, che possiamo applicare per abbellire il nostro video. Ad esempio, vi faccio vedere questo, sentire più che altro. Non mi sembra tanto una suoneria, insomma, una campana, però vabbè. Infine, nella sezione split screen, possiamo trovare delle opzioni che ci permettono di esportare non uno ma più video contemporaneamente, non esportare, praticamente far vedere nel video due o più video contemporaneamente. Come vedete abbiamo fino anche a 4 schermi, addirittura 6 schermi. Se dobbiamo fare ad esempio un confronto tra una cosa e un'altra, questo ci può servire molto molto d'aiuto. Bene, io direi di finire qui. Questa era una presentazione di questo programma che ho scoperto da pochissimo. Se vi è piaciuto il video, lasciate un mi piace, commentate se volete altri tutorial su questo programma, su questo magnifico programma. Noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!